a tutti, allora io sono qui in McFit al workshop Train Clean to Feel Good, dove ho appena fatto un intervento circa questo titolo. Insomma, ci sono stati diversi speakers, tra cui Alessandro Politi, che è un inviato delle Iene, io, Max Calderan e il nutrizionista Ivan Rico. Sono un'ex giocatrice di basket a livello agonistico, ho giocato per 12 anni a basket e ho smesso finendo le giovanili e poi ho continuato tra alti e bassi comunque con la palestra. Sono una studentessa, sono laureata in economia e management e mi sto per laureare entro un mese, anzi tra un mese dopo consegnare la tesi, in food marketing e strategie commerciali alla Cattolica di Piacenza. Sono, come ha detto Luca, un Adidas Runners Training Coach. E infine sono appunto una fitness influencer che promuove salute e benessere tra mente e corpo. I temi che affronterò saranno la visione a breve versus lungo termine e la visione estetica versus performance. Per quanto riguarda il breve versus lungo termine, secondo me c'è un problema di fondo che è nella mentalità in cui ci si approccia a questo mondo. C'è la mentalità tutto subito, quantità o comunque preferita alla qualità, e si cerca sempre la soluzione facile. Questo secondo me deriva dal vedere l'allenamento e la sana alimentazione come qualcosa di estemporaneo. Le persone vedono la loro vita più l'allenamento, più il mangiare sano, non come parte della propria routine o comunque di una della propria vita quotidiana. Affrontando il primo problema sulla mentalità, il tutto e subito, spesso ricevo messaggi come questo in cui mi viene chiesto qual è il modo di dimagrire il più veloce possibile, perché questa ragazza ha iniziato a allenarsi tutti i giorni però non vede nessun risultato e quindi è demotivata. Qui c'è il problema della mentalità all-in, nel senso che le persone quando si vogliono mettere a dieta mangiano pollo in salata. Quando vogliono allenarsi fanno 10 ore di cardio, si allenano 3 ore al giorno e il risultato però è che dopo mollano dopo 3 giorni, perché non è sostenibile. Non basta mangiare riso, pollo un giorno e avere il risultato il giorno dopo, ma le persone sono una mentalità che pretendono questo da loro stesse e dal personal trainer. La soluzione secondo me è insegnare queste persone a guardare la big picture, cioè farle capire che devono smettere di vivere come se stessero per morire domani. Sai, quando vivi l'ultimo giorno della tua vita e puoi fare tutto, puoi mangiare tutto quello che ti piace, vuoi vivere al massimo, vuoi godertela, però tutti abbiamo questa, speriamo, l'idea di non morire domani, e quindi cercare di approcciarsi a questo stile di vita guardando il complesso e l'insieme. Facendo un passo indietro e guardando quello che sarà la nostra vita di allenamenti e di alimentazione sana, il singolo allenamento, il singolo pasto sano o meno sano perde importanza. Altro tema è la quantità versus la qualità. Nei siti di prodotti per la palestra o comunque ci sono questi siti dove vendono tutti i prodotti fitness, opinabile come parola legata a questo, sta andando molto questa come si chiamano queste, le creme spalmabili alla nocciola, Gonaz. Allora, paragonata alla Nutella, guardando solo la tabella nutrizionale, questa effettivamente ha meno calorie e meno carboidrati rispetto alla Nutella. Però a livello di ingredienti non c'è una grande differenza. Il problema qui sta nell'approccio mentale, nel senso che le persone quando guardano questa tabella nutrizionale pensano che bello, per lo stesso apporto calorico posso mangiarne di più. Però questo è prendersi in giro, perché la gente si prende in giro con alimenti finti, che siano queste creme spalmabili, le sciroppo zero calorie o gli spaghetti zero carboidrati, che non ci educa a mangiare, non educa il nostro corpo a imparare le dosi e mangiare regolato. Cioè, cosa fa la gente quando poi non avrà accesso a questi alimenti? Inoltre spesso si ragiona soltanto in termini di calorie e non di qualità degli alimenti. Come ho detto prima, la lista degli ingredienti è molto più importante secondo me delle tabelle nutrizionali,
perché sono gli ingredienti che entrano nel nostro corpo, cioè noi non mangiamo calorie, noi mangiamo la lista sotto, ed è quello che entra e ci nutre. Ed è quindi importante compiere delle scelte che vanno a preservare la nostra salute. Quando invece la paragoniamo a un altro tipo di crema spalmabile, vediamo che questa per 100 grammi ha più calorie rispetto a questa. Però, vista in un prospetto di lungo termine e leggendo gli ingredienti sono decisamente più sani, meno chimici e meno finti, e quindi il nostro corpo ci ringrazierà nel lungo termine di aver gestito non solo il portion control, perché comunque qui non puoi andare crazy e mangiarti tutta il barattolo, ma soprattutto anche di aver pensato alle qualità organolettiche degli alimenti che vanno appunto a nutrirci. Ultimo tema sulla mentalità è il detox. Questa è bella, scusa, me la sono goduta quando l'ho fatta. Allora, la soluzione è facile. La parola che mi è venuta in mente quando ho pensato a questa soluzione facile è il detox, perché esistono, veloce, soluzioni facili date da queste fantomatici tè e tisane. Cioè, io posso pubblicare video di allenamenti con ricette di quello che mangio, tutto quello che faccio per mantenere uno stile di vita sano. Oh, ma quando io pubblico la foto che sto bevendo un tè con scritto snellento detox, la lista delle domande, ma funziona? E funziona, ma questo va, posso prenderlo, allora miglioro, cioè. Però la gente, quando vede la tisanina che si possono bere seduti sul divano con la copertina davanti a un film, sono felici, perché loro non devono fare niente e gli viene venduto questo effetto benefico, che io non metto in dubbio che abbiano, perché comunque le proprietà di queste piante ci sono, però è proprio l'approccio mentale, cioè il fatto di avere la soluzione facile, la soluzione veloce per ottenere un obiettivo, quando in realtà è soltanto acqua sporca e costosa. Quindi, secondo me, deve avvenire proprio uno stravolgimento o un cambio di mentalità, perché il fitness e la sana alimentazione e gli allenamenti sono parte di un percorso. Cioè, per far sì che tutto sia sostenibile e duraturo, deve diventare un'abitudine. Cioè, come ci si lava i denti la mattina, come si fa la doccia, come si beve il caffè. L'allenamento, il mangiare sano, deve diventare parte di una normale routine e parte della nostra vita quotidiana. Il paradiso dei food blogger. Ecco, adesso abbiamo uno show cooking, il chef. Fiori edibili. No, è di lì. Siamo nati circa 2 anni e mezzo fa per rispondere all'esigenza, appunto, che per mangiare in maniera sana ed equilibrata era necessario molto tempo, e in realtà noi vogliamo appunto dare questa possibilità a tutti a un prezzo giusto e fare in modo che sia comodo, perché qui a Milano consegniamo direttamente a casa pranzo e cena dal lunedì al venerdì a partire da 15 minuti fino a un'ora, in 2 fasce orarie del pranzo e della cena. Mentre per tutta Italia, consegniamo anche in tutta Italia, abbiamo delle consegne di gruppi di pasti, cioè ci sono dentro dagli 8 ai 16 ai 20 pasti, e speriamo in 48 ore raggiungiamo quasi tutte le zone d'Italia, a parte le isole, ci vediamo un po' di più, però quello è un altro discorso. Ma sono pasti che vengono congelati, No, sono pasti prodotti freschi, confezionati in atmosfera modificata, sì. e possono essere conservati in frigorifero per 10-15 giorni e in congelatore anche per qualche mese. Quindi questa è la tipologia di servizio che facciamo. Stiamo lavorando anche con altri partner per fare in modo che il nostro prodotto e la nostra cultura del mangiar sano ed equilibrato arrivi quanto più possibile lontano. E riesca ad attecchire. Non si vede. Ha sempre detto: per essere sani bisogna mangiare l'arcobaleno. Non ho mai capito. Io lavoro da Feel Food da circa 1 anno e ora ho capito. Quindi sono un cuoco, non mi definisco uno chef, ma mi piace di brutto cucinare e vedere le reazioni delle persone. Questa per me è una sfida. Di solito noi cuochi spadelliamo olio, burro, panna, pancetta, grassi, carni rosse, che fa malissimo.
mi sono messo alla prova e penso che posso farcela tranquillamente con degli ingredienti che potete trovare dappertutto a un prezzo super comodo e soprattutto sono molto buoni senza appunto lasciar stare il gusto e pensiamo solo al fitness, no? Allora, oggi ho preparato due piatti a base di pesce, uno crudo e uno cotto. Molto semplice, ho preso del tonno a pinne gialle, l'ho tagliato a cubettini e l'ho messo a marinare da quando siamo qui in lime e arancia. Quindi sono circa 10 minuti di marinatura, troverete del tonno molto molto morbido. Ho preso il riso basmati senza nessun tipo di condimento, solo e soltanto con dei semi di sesamo neri e bianchi. E iniziamo. Sono 150 grammi di riso. Lo posso spostare? Questi sono gli edamame, li troviamo in tutti, scusatemi, avete ragione. Sono gli edamame, li possiamo trovare congelati, biologici, freschi, facciamo un po' fatica, ma li possiamo trovare dappertutto. Edamame, pisellini. Carotine bollite, perché ovviamente la consistenza semmai è rovinata. E prendiamo i nostri 100 grammi di tonno marinato. È tonno, ma è stato marinato. L'abbiamo marinato qui. Ah, marinato. Davanti a voi, senza che siete accorti. Marinare significa farlo passare in quel liquido. Ovviamente qua non potevo prepararlo, ho preparato un dressing olio d'oliva, pistacchio e arancia per ricordare la marinatura del tonno. Quindi non c'è bisogno veramente di metterci maionese, robe che veramente non c'entrano niente perché roviniamo sapore e ci roviniamo noi stessi. Quindi 10 grammi di dressing. Sta pesando. Un po' di bellezza. Che non guasta mai. Che non guasta mai, perché già siamo brutti noi. Vale, vai a fare la foto. Ma si mangiano quei fiori? Sono fiori tipici. Si mangiano tutti. Tu mangi i fiori? Questo invece sono germogli di radicchio. Radicchio. Germogli di rucola. E abbiamo finito il nostro primo piatto. Ma che bello! Grazie. Ecco, questo è il primo piatto. Fare delle foto voi. Cerco sempre di fare delle cotture che diano molto più sapore alle verdure senza aggiunte di nessun tipo di dressing perché appunto lui non lo mangia. E quindi ho preparato delle melanzane grigliate che potete tranquillamente mangiarle anche fredde. Questo lo facciamo un po' più così. Quindi, melanzanine. Se lo facessi io verrebbe una. Germogli di radicchio. Anche questi è l'esse lunga? Tutto l'esse lunga. L'esse lunga, Carrefour. Altri pisellini. Ci piacciono. Questi. Non possono mai mancare. Esatto. E ho portato delle zucchine ripiene di salmone e pistacchi. Ah, oh, Salomone comunque. Quello che posso mangiare il secondo le prime. Cosa sono le zucchine? Zucchine e salmone. Pistacchio sopra. Non ci ho messo né sale né pepe né niente né olio. Semplicemente salmone, zucchina, forno, 10-12 minuti a 180 gradi e viene fuori che è una meraviglia. Tac. Io però ho preparato un dressing alle erbe, così facciamo risaltare tutti questi sapori che ci sono dentro. Tanto Andrea non c'è. Tanto Andrea appunto non c'è. Margherita. E lo yogurt, l'olio, sale, pepe, erba cipollina, prezzemolo, timo, tutte le erbe che volete. Voi dovete essere un po' più versatili, usate tutto. Io vengo da Sudamerica, da me ci sono degli alimenti che qua non si trovano, eppure io vorrei poterli usare.
Posso chiederti una cosa, ma il dressing allo yogurt come lo fai? Cioè prendi yogurt, frulli? Per fare il dressing alle erbe si tritano tutte le erbe, secche o fresche che siano. Ok. Scusate. Metti qua. Ah, ok. Che dei certificati di partecipazione al workshop. Bene, osserviamo ora un esemplare di food blogger che cerca di fare una foto figa, verrà una cosa assurda. Ma ancora non ha trovato la soluzione. Ma sta studiando. Cioè, raga, io no, non abbiamo ancora trovato. Secondo me il problema è il tavolo. Cambiamo tavolo. Luca, tavolo, il tavolo nuovo. Tavolo. Come lo vorrei? Perché mi prendi questa roba riflettente? Assolutamente. Mi prendi l'olio. Ma raga, ora finalmente possiamo mangiare. No, dobbiamo girare un po' questo. Comunque io ho capito, la loro è stata una tattica per poter arrivare qui e dire sono finite le scatoline, quindi impapparsi questo. Gna, gna. A me mi ha parlato il pranzo perché questo potrebbe essere contaminato, invece questo no. Buon pranzo. Buon appetito.